Buonasera, benvenuti a questa serata evento per i 150 anni di Roma Capitale. Buonasera a tutti. Abbiamo ascoltato dalla voce di Andrea Bocelli, dai ragazzi di Fabbrica, dai musicisti della banda Interforze il nostro inno nazionale, l'inno di tutti gli italiani. E sono stati loro ad inaugurare questa diretta televisiva dal Teatro dell'Opera di Roma per inaugurare insieme questo anno, che sarà un anno straordinario. La città di Roma infatti ha messo a disposizione un calendario molto fitto di appuntamenti per celebrare degnamente questo appuntamento, i 150 anni di Roma Capitale. Si concluderà questo fitto calendario il prossimo 3 di febbraio del 2021, che poi è il giorno esatto della proclamazione. Roma Capitale, 150 anni di storia. A seconda dei punti di vista possiamo pensare che sia un tempo relativamente breve, oppure un tempo relativamente lungo, sicuramente un tempo molto intenso, se pensiamo a quanto questa città, a quanto l'Italia intera sia cambiata in questi anni. E lo scopriremo insieme, da tanti punti di vista. Solvoreremo le varie arti, le varie discipline e i vari momenti storici grazie al contributo di importanti ospiti. Alcuni li avete già visti stasera, altri sono Ezio Bosso, Gigi Proietti, Paola Turci, Paolo Mieli e poi appunto Andrea Bocelli, che nonostante il tipico male di stagione ha voluto comunque esserci per questa serata evento, e per questo lo ringraziamo molto. Roma città eterna, Roma caput mundi, Roma città dall'anima stratificata, continuamente cangiante. Sicuramente la città che è culla e cuore della cristianità, ma non soltanto, perché continua e ha continuato a farlo nel tempo a portare un contributo essenziale allo sviluppo della cultura laica ed umanista. Tante le sedi universitarie, tanti poli di eccellenza di ricerca scientifica di cui siamo particolarmente orgogliosi proprio in questi giorni, e ai ricercatori farei un grande applauso per questo. E poi studenti che arrivano da tutte le parti del mondo per conoscere la nostra storia vivendo in questa città, segno del fatto che Roma non ha mai dimenticato la sua vocazione all'accoglienza, all'integrazione, alla solidarietà. Lascio la parola alla sindaca Virginia Raggi. Signor Presidente della Repubblica, signora Laura, grazie. Signora Presidente del Senato, signor Presidente della Camera, rappresentanti della Corte Costituzionale, rappresentanti del Governo, autorità, cittadine e cittadini e tutti coloro che ci seguono in TV. Oggi diamo il via all'anno di celebrazioni per i 150 anni della designazione di Roma come capitale degli italiani. Il 3 febbraio del 1871 Roma è stata indicata come sede delle principali istituzioni del neonato Stato unitario. La città, straordinaria per storia e per valori culturali e religiosi, si è così posta al servizio di tutti. Piemontesi, siciliani, lombardi, toscani, campani, emiliani, veneti, pugliesi, sardi e cittadini di ogni parte d'Italia hanno rinnovato lo spirito della città e fatto in modo che si sia passati dai 250.000 abitanti di allora ai circa 4 milioni e mezzo di persone che ogni giorno animano e vivono la sua bellezza. Si è avviata una rivoluzione urbanistica, economica e degli stili di vita ancora in corso, ma con una costante. Roma è una città accogliente, Roma è una città internazionale, Roma è una città aperta a tutti e lo sarà sempre. Celebrare questo anniversario vuol dire prepararsi con entusiasmo alle prossime sfide
E aprire questa nuova fase proprio da questo luogo di cultura è il più bel augurio che facciamo alla città e all'Italia intera. Ringrazio il Cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa a Roma, per la sua significativa presenza qui. Ringrazio infine Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, a cui do la parola per la lettura del messaggio del Sommo Pontefice. Grazie. Signor Presidente della Repubblica, signora Sindaco, per me è un onore dare lettura del messaggio che il Santo Padre, Papa Francesco, ha inviato per questa occasione. Gentili signori e signore, sono lieto di unirmi come Vescovo di Roma all'apertura delle celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale, che per iniziativa della Sindaco di Roma, onorevole Virginia Raggi, oggi iniziamo alla presenza del Presidente della Repubblica. Ricordiamo l'evento di Roma Capitale, ricordando l'evento di Roma Capitale alla vigilia del Concilio Vaticano II, il Cardinale Montini ebbe a dire: parve un crollo, e per il dominio territoriale pontificio lo fu. Ma la provvidenza, ora lo vediamo bene, aveva diversamente disposto le cose, quasi drammaticamente giocando negli avvenimenti. La proclamazione di Roma Capitale fu un evento provvidenziale che allora suscitò polemiche e problemi, ma cambiò Roma, l'Italia e la stessa Chiesa. Iniziava una nuova storia. In 150 anni Roma è tanto cresciuta e cambiata, da ambiente umano omogeneo a comunità multietnica, nella quale convivono accanto a quella cattolica visioni della vita ispirate a altri credo religiosi ed anche a concezioni non religiose dell'esistenza. La Chiesa in questa vicenda ha condiviso le gioie e i dolori dei romani. Vorrei quasi in modo esemplificativo ricordare almeno tre momenti di questa ricca storia comune. Il pensiero va ai 9 mesi dell'occupazione nazista della città, segnati da tanti dolori tra il 1943 e il 1944. Dal 16 ottobre 1943 si sviluppò la terribile caccia per deportare gli ebrei. Fu la Shoah vissuta a Roma. Allora la Chiesa fu uno spazio di asilo per i perseguitati. Caddero antiche barriere e dolorose distanze. Da quei tempi difficili traiamo prima di tutto la lezione dell'imperitura fraternità tra Chiesa Cattolica e comunità ebraica, da me ribadita nella visita al Tempio Maggiore di Roma. Inoltre siamo anche convinti, con umiltà, che la Chiesa rappresenti una risorsa di umanità nella città e i cattolici sono chiamati a vivere con passione e responsabilità la vita di Roma, specie i suoi aspetti più dolorosi. Vorrei ricordare in secondo luogo gli anni del Concilio Vaticano II, dal 1962 al 1965, quando la città colse padri conciliari, osservatori ecumenici e tanti altri. Roma brillò come spazio universale, cattolico, ecumenico. Divenne città universale di dialogo ecumenico e interreligioso, città di pace. Si vide quanto la città significhi per la Chiesa e per l'intero mondo, perché, come ricordava lo studioso tedesco Theodor Mommsen a fine Ottocento, a Roma non si sta senza avere dei propositi cosmopoliti. Il terzo momento che vorrei ricordare è tipicamente diocesano, ma toccò la città. Il cosiddetto convegno sui mali di Roma del febbraio 1974, voluto dall'allora cardinale vicario Ugo Poletti. In partecipate assemblee di popolo ci si pose in ascolto dell'attesa dei poveri e delle periferie. Lì si trattò di universalità,
ma nel senso dell'inclusione dei periferici. La città deve essere la casa di tutti. È una responsabilità anche oggi. Le odierne periferie sono segnate da troppe miserie, abitate da grandi solitudini e povere di reti sociali. C'è una domanda di inclusione scritta nella vita dei poveri e di quanti immigrati e rifugiati vedono Roma come un approdo di salvezza. Spesso i loro occhi, incredibilmente, vedono la città con più attesa e speranza di noi romani, che per i molteplici problemi quotidiani la guardiamo in modo pessimista, quasi fosse destinata alla decadenza. No, Roma è una grande risorsa dell'umanità. Roma è una città di una bellezza unica. Roma può e deve rinnovarsi nel duplice senso dell'apertura al mondo e dell'inclusione di tutti. A questo la stimolano anche i giubilei, e quello del 2025 ormai non è più lontano. Non possiamo vivere a Roma a testa bassa, ognuno nei suoi circuiti e impegni. In questo anniversario di Roma Capitale abbiamo bisogno di una visione comune. Roma vivrà la sua vocazione universale solo se diverrà sempre più una città fraterna. Sì, una città fraterna. Giovanni Paolo II, che amò tanto Roma, citava spesso un poeta polacco: se tu dici Roma, ti risponde amor. È quell'amore che non fa vivere per sé, ma per gli altri e con gli altri. Abbiamo bisogno di riunirci attorno a una visione di città fraterna e universale, che sia un sogno proposto alle giovani generazioni. Tale visione è scritta nei cromosomi di Roma. Alla fine del pontificato, San Paolo VI disse: Roma è l'unità, e non solo della gente italiana, ma erede dell'ideale tipico della civiltà in quanto tale e come centro tuttora della Chiesa Cattolica, cioè universale. Roma sarà promotrice di unità e pace nel mondo quanto sarà capace di costruirsi come una città fraterna. Celebriamo i 150 anni di Roma Capitale, storia lunga e significativa. Spesso la dimenticanza della storia si accompagna alla poca speranza di un domani migliore e alla rassegnazione nel costruirlo. Assumere il ricordo del passato spinge a vivere un futuro comune. Roma avrà un futuro se condivideremo la visione di città fraterna, inclusiva, aperta al mondo. Nel panorama internazionale, carico di conflittualità, Roma potrà essere una città d'incontro. Roma parla al mondo di fratellanza, di concordia e di pace, diceva Paolo VI. Con tali sentimenti e speranze, formulo fervidi auguri per il futuro della città e dei suoi abitanti. Roma, San Giovanni in Laterano, 3 febbraio 2020, Papa Francesco. Ringraziamo il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Pietro Parolin, per averci portato il saluto di Papa Francesco. Ringraziamo la sindaca Virginia Raggi. E poi continuiamo a parlare di Roma, che non è soltanto una città di potere o un luogo di potere, ma è sede di civiltà, di bellezza, di cultura. E proprio per questo vogliamo entrare adesso e lasciarci portare nel mondo di Roma e della sua storia, ma anche della storia d'Italia, ascoltando una delle pagine più belle del Guglielmo Tell di Rossini. Verrà eseguito dai 105 elementi della banda Interforze. Buon ascolto.
parlare di Roma è parlare anche del forte legame che unisce questa città al mondo del cinema. Proviamo soltanto a ripercorrere velocemente, tramite pochissimi nomi, perché il tempo corre, che ne hanno caratterizzato appunto la storia. Pensiamo al neorealismo di De Sica e di Rossellini, pensiamo alle passionali interpretazioni di Anna Magnani, all'anima multiforme che ne ha espresso Marcello Mastroianni, oppure ancora alla Roma di Fellini o a quella di Alberto Sordi. Di entrambi ricorre il centenario dalla nascita, e allora un omaggio senz'altro dal Teatro dell'Opera di Roma con un applauso potente e forte. E poi ancora pensiamo alle colonne sonore, alle musiche, oppure allo sguardo lucido e tagliente di Pierpaolo Pasolini, che ha messo in luce le periferie, il contrasto o i vari contrasti di questa città, fino ad arrivare all'Oscar Paolo Sorrentino della grande bellezza. Ecco, ripercorriamo tramite le colonne sonore almeno in parte questo legame, e per celebrarlo abbiamo scelto, e riconoscerete, alcune delle musiche più belle che il maestro Nino Rota ha scritto per i film di Federico Fellini. La banda Interforze, diretta dal colonnello Massimo Martinelli. Thank you.
Marciamo Uniti è un titolo perfetto per esprimere lo spirito di unione, la coralità che contraddistingue la Panda Interforze, che è un gruppo composto da oltre 100 musicisti appartenenti al corpo dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dei carabinieri, della guardia di finanza e che si riunisce per l'appunto solo in occasioni straordinarie. Volevo farvi ancora una volta omaggiare la loro bravura, ma il sipario già si è chiuso, del resto noi andiamo avanti con lo spettacolo e chiudere il sipario serve per preparare la prossima sorpresa. Allora, abbiamo detto del cinema e dello stretto legame tra Roma e questa città. E cosa non dire allora dello stretto legame tra Roma e la letteratura, Roma e il teatro? Pensiamo ai sonetti, pensiamo alle poesie di Trilussa, pensiamo alle macchiette di Petrolini, pensiamo a Gioacchino Belli, pensiamo a tutti quegli artisti che hanno sicuramente formato, impastato la creatività, ispirato il prossimo personaggio, che ha fatto sì che la romanità da esportazione, l'autentica anima di Roma, potesse diventare patrimonio universale. Signori, signore, Gigi Proietti! Buonasera. Buonasera. Le va di accompagnarmi fino a quella panchina? È di marmo? Potrebbe essere, o almeno un vago tentativo di riportarci a quella Roma antica, quella da cui tutto nacque. Ma non vorrei andare tanto lontano con lei, mi basterebbe ripercorrere i 150 anni appena trascorsi. Ma che c'ho per 150? Roma è una città antichissima, però come capitale è molto giovane, tutto sommato, se ci si pensa, perché tante capitali sono molto più antiche di Roma e abbiamo tanta vita ancora da fare, come si dice ai giovani, no? C'hai tutto davanti a te e speriamo che qualcosa lo lasciamo dietro. Allora, prima di parlare del futuro, di come vorremmo vedere cambiare questa città, quale augurio vorremmo farle, proviamo a pensare invece a se è stata Roma a cambiare l'Italia o forse più l'Italia a cambiare Roma. Beh, ci sono varie fasi, secondo me. La prima fase è stata l'Italia che ha cambiato Roma, perché insomma la breccia di Portapia è successo qualche cosa, insomma, e quindi da una città diversa, con una organizzazione, una città-stato, è diventata praticamente una città laica, diciamo così, perlomeno sulla carta, insomma. Poi piano piano si è assestata. Diciamo, no? Abbiamo fatto qualche concordato qua e là, insomma, e ci siamo assestati. Per cui c'è stato un cambiamento reciproco, ma soprattutto è stata l'Italia che ha influito nella storia di questa città. E quanto Roma, alcuni luoghi magari più significativi di altri, hanno contribuito a cambiare lei? Che ne so, io quando sono nato a Roma, per cui non lo so che... Io sono nato fortunatamente in uno dei posti, dei luoghi più belli, sono nato a Via Giulia, che come molti sapranno, spero che ci sia qualche romano stasera qua dentro. Via Giulia, tutto quel quartiere lì, quartiere Monti, Campo dei Fiori, Via di Monserrato, che è una delle strade più eleganti secondo me della città, Campo dei Fiori come di... Piazza Farnese, insomma, però il fatto è che a Roma un do goio si dice, insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta, insomma, praticamente. Che cosa augura questa città? Tutto il bene possibile, ecco, ci ho messo questo possibile, ci ho messo un po' a dirlo, no? Nella recitazione si fa tutto il bene possibile, ecco. Direi che tutti noi, i romani, dovremmo mettercela tutta, speriamo, voglio soprattutto che cominci a essere un pochino più amata, sia da tutti gli italiani da tutti, e anche da noi romani, spesso noi romani. Che cosa ci regala questa sera? Ma io pensavo di dire due cose molto brevi, ecco, vedi, quando uno deve fare attore già tossisce.
dei più grandi poeti che si ricordano di Roma, due diversissimi poeti, uno che è vissuto prima dell'Unità d'Italia praticamente, il grande Gioacchino Belli, e l'altro Trilussa, per cui due cose abbastanza brevi, quindi non vi preoccupate. La prima è una, forse la cosa più conosciuta del Belli, che è Il giudizio universale, e la seconda è La ninna nanna di Trilussa, ma insomma, c'avevo niente. Che se non sbaglio veniva cantata nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale è scritta nel 14, infatti 14-15, dove si vede che Trilussa è tutt'altro che un autore distaccato dalla realtà, come spesso vogliono far credere, insomma, cioè, differente da Belli, ma bisognerebbe parlare per ore, insomma. Invece noi vogliamo ascoltare Gigi Proietti. Grazie. Grazie, grazie a te. Il giudizio universale. Quattro angioloni con le trombe in bocca se metteranno uno per cantone a sonà, poi con tanto devozione cominceranno a di fora chi tocca. Allora viera su una filastrocca de scheltri dalla terra a pecorone, come pulcini attorno della biocca, e sta biocca sarà Dio benedetto che ne farà due parte, bianca e nera, una panna in cantina, una sul tetto. Da ultimo escirà una sonaiera d'angeli, e come se s'annasse a letto smorzeranno i lumi e buonasera. Grazie. La ninna nanna della guerra, Trilussa. Fa la ninna, fa la nanna, che nel sonno non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo, tra le spade e i fucili dei popoli civili, tra la gente che si scanna per un matto che comanda, che si scanna e che si ammazza a vantaggio della razza, o a vantaggio della fede per un Dio che non si vede ma che serve da riparo al sovrano macellaro che sto covo d'assassini che ci insanguina la terra, lo sa bene che la guerra è un gran giro dei quadrini che prepara le risorse per i ladri delle borse, fa la ninna coccobella. Finché dura sto macello, fa la ninna che domani rivedremo i sovrani che se scambiano la stima, buoni amici, come prima, so cugini. E fra parenti non se fanno complimenti, torneranno più cordiali i rapporti personali e riuniti fra di loro senza l'ombra d'un rimorso. Ci faranno un bel discorso sulla pace, sul lavoro, per quel popolo coglione risparmiato dal cannone.
Non ti trucchi e sei più bella, le mani stanche e sei più bella, con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto e sei più bella. Sovra pensiero, tutto si ferma, ti vesti in fretta e sei più bella. E dentro hai una confusione, hai messo tutto in discussione, sorridi e non ti importa niente, niente. Se un'emozione ti cambia anche il nome, tu dalle ragione, tu dalle ragione. Se anche il cuore richiede attenzione, tu fatti del bene, tu fatti bella per te, per te, per te. Passano inverni e sei più bella, e finalmente ti lasci andare, apri le braccia, ti rivedrai dentro una foto, perdonerai il tempo passato e finalmente ammetterai che sei più bella. Se un'emozione ti cambia anche il nome, tu dalle ragione, tu dalle ragione. Se anche il cuore richiede attenzione, fatti bella per te, per te, per te. E sei più bella quando sei davvero tu, e sei più bella quando non ci pensi più. Ma se per te, per te, per te, sì, per te. Buonasera, grazie. E questo è un omaggio alla mia Roma, alla nostra Roma. Roma non fa la stupida stasera, danne una mano a fare di sì, prendi tutte le stelle più brillarelle che c'hai e un friccico di luna tutta per noi. Fai e senti che è quasi primavera, manna li meglio grilli per fa cri cri, presta per ponentino più malandrino che c'hai. Roma non fa la stupida stasera. Stasera. Grazie. Brava. Paola Turci, vieni con me, siamo insieme l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta dal maestro Ezio Bosso.